Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video svuota la spesa da Eurospin. Cercherò di fare una cosa abbastanza veloce, semplicemente perché ho già messo su la cena, quindi ho tutte le cose sul fuoco che stanno cuocendo e cercherò di non dilungarmi troppo per questa ragione. Partirei subito dalla frutta. Ho preso dei pompelmi, sembravano belli, sembravano di ottima qualità e quindi li volevo provare. Ne ho preso quattro, ve ne faccio vedere uno solo, ma ho provato iniziando con quattro, vediamo se mi piaceranno. Poi ho preso questi biscotti, che sono quei biscotti con il cioccolato sopra. Non li ho mai assaggiati, non so assolutamente come saranno, però anche questi volevo provarli. Poi una cosa che mi serviva assolutamente perché le avevo finite, le spugnette per i piatti. Questa è una confezione da 8, costavano mi sembra 79 centesimi o 99 forse, e mi sembrava super conveniente. Poi due confezioni da 1 chilo di noci, quindi 2 chili, erano in super offerta e considerando il prezzo delle noci ho pensato di approfittarne, quindi per un bel po' avremo da mangiare noci. Poi una confezione di pellicola trasparente, quella da cucina che io uso tantissimo, soprattutto quando congelo le cose, e poi una confezione di carta forno. Questa in particolare non l'ho mai provata, ma me ne hanno parlato bene, quindi ho deciso di provare anch'io. Poi due confezioni da 3 di cotolette di pollo. Io le cuocio di solito in forno, non le ho mai fatte fritte perché sapete, se mi seguite, che io odio le cose fritte. Quindi le ho sempre cucinate al forno e devo dire che sono buone. Quindi quando capito da Eurospin comunque le compro. Poi due confezioni di guanti usa e getta. Io questi li utilizzo tantissimo, soprattutto per fare le pulizie. In particolare questa marca non l'ho mai provata, però comunque sui guanti usa e getta diciamo che sono molto elastica, non ho grandi pretese. Poi una confezione di sacchetti per i rifiuti. Poi volevo assaggiare queste ciambelle. Queste qui sono della marca Dolciando e sono delle ciambelle di cui mi hanno parlato tantissimo e benissimo. Quindi io sono curiosa, volevo assaggiarle, le mangerò a colazione. Poi una confezione di crackers integrali della marca Tre Mulini. A me piacciono tantissimo questi di Eurospin. Li trovo veramente leggeri, delicati, quindi sono i miei preferiti. Devo dire che fra tutti quelli esistenti sul mercato sono senza dubbio quelli che preferisco. Poi un pacco da 2 kg di mele rosse, una confezione da 400 g di mandorle sgusciate. Poi una confezione di speck, questo è affettato e sono 120 grammi. Io di solito lo utilizzo quando faccio la pizza, vado a farcirla con un pochino di speck. Poi una confezione di patate tagliate a spicchi da cuocere in forno, si possono fare anche fritte, però sapete, ve lo dicevo prima, che a me non piace il fritto, quindi le faccio al forno. Poi ho preso sempre della marca Dolciando una confezione da 4 di crème caramel, quelli già confezionati in questo modo. Poi ho preso 3 mozzarelle light che utilizzerò per fare la pizza. Queste hanno il 50% di grassi in meno e sono della marca Piccoli Italiani. Questa è tutta la mia spesa di oggi. Io vi comunico che le cose sul fuoco sono quasi pronte, quindi per evitare che si bruci tutto vi devo salutare. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.